Possiamo iniziare i lavori del Consiglio? Allora iniziamo chiudendo le porte e dando il via alla ripresa dei lavori ascoltando l'inno nazionale. Bene, allora innanzitutto buona giornata e buon inizio dell'attività dopo che il Consiglio ha vissuto la sua sosta fisiologica nel periodo estivo. Devo dire che comunque non possiamo parlare certo di ripresa dell'attività, perché questa anche per quanto riguarda il Consiglio è avvenuta già da vari giorni. Dal 24 agosto abbiamo le commissioni che hanno ripreso ognuna le loro attività e lo vediamo anche dalla mole poi di atti che vengono qui presentati. Oggi pomeriggio, volevo comunicarlo al Consiglio, noi insiederemo quattro delle cinque commissioni speciali. In realtà di commissioni speciali ce ne sono quattro. Le insedieremo, l'altro organismo è quello dell'osservatorio per quanto riguarda la città metropolitana e le province, quello ancora non sono arrivati tutti i nomi, quindi soprassederemo per il pomeriggio di oggi, lo faremo probabilmente fra 10-15 giorni. Le quattro commissioni speciali che vengono a essere organizzate sono le commissioni speciali relative all'Europa, la commissione speciale relativa al Forteto, al Monte dei Paschi e poi la commissione speciale che si riferisce all'organizzazione di quello che in qualche modo è in luce nella relazione del Presidente Rossi all'insediamento del Consiglio, ovvero le problematiche della fascia costiera della Toscana, con funzioni di istruzione e funzioni di indirizzo. Qualcuno anche in questi giorni mi diceva: ma noi abbiamo quattro commissioni permanenti e vi strutturate anche con quattro commissioni speciali, non è un far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta con lo snellimento dell'organizzazione del Consiglio. Io vorrei, soprattutto perché 35 dei 40 consiglieri sono nuovi, far presente che non è assolutamente vero, perché anche nel precedente Consiglio vi sono delle commissioni speciali che operano parallelamente all'attività delle commissioni ordinarie. C'è stato un momento nel precedente Consiglio in cui erano quattro: vi era la Commissione per l'Alta Velocità, la Commissione Europa, che anche la precedente legislatura c'era, vi era la Commissione Speciale per quanto riguarda la rilevazione delle procedure per la vendita degli immobili in ambito sanitario. Quindi quelle 3, 4, 5 commissioni speciali ci sono sempre nella vita del Consiglio, quindi noi stasera istituendole dobbiamo assolutamente sentire coerente il nostro lavoro rispetto al loro equilibrio con le commissioni ordinarie, che da 7 sono passate a 4. Tanto dovevo, perché rappresentava questa delle commissioni speciali una diciamo incombenza che ci porta al regime nella struttura del Consiglio. Proprio per questo ritengo che stamani vi sia tanto di quel materiale da discutere. Noi interromperemo, diciamo, a un quarto alle due, qualsiasi sia il livello dell'ordine del giorno a cui siamo arrivati, proprio perché non c'è nemmeno da dire, proseguiamo nel pomeriggio, dalle tre inseriamo le commissioni speciali, quindi stamattina nell'ordine dei lavori cerchiamo di concentrare interventi e attività per poter svolgere più materie previste nell'ordine del giorno possibili.
Adesso siamo nella fase in cui noi organizziamo il definitivo ordine del giorno con le proposte che possono essere state formulate. La più importante la dico io, poi naturalmente cedo la parola. È quella relativa a una proposta che la Giunta ci ha fatto per una sopravvenienza di normativa che abbiamo avuto quest'estate. Voi sapete che tutti gli anni, quando si arriva all'inizio dei lavori, è evidente che col fatto che il Consiglio interrompe l'attività per 2 o 3 mesi con le elezioni, le scadenze che sono previste dai vari organismi per diciamo, tutta una serie di scadenze annuali, in questo caso in materia di bilancio, saltano. E in questo caso mi riferisco a quello che è il DEFR che doveva essere presentato secondo la programmazione, l'ordinaria disposizione di programmazione entro giugno. In realtà il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2015 lo ha portato a essere presentato non nei termini che erano e che sono ordinariamente previsti, ma si richiede e si consente che la presentazione avvenga entro il 31 d'ottobre. Quindi noi per quest'anno, in una norma assolutamente contingente e di ordine tecnico, abbiamo una PDL della Giunta che è stata numerata con il numero 18. Io poco fa ho trasmesso il testo che ci consente di riallineare le scadenze regionali a quello che è questo decreto che prima ho richiamato. Presidente Rossi mi ha scritto dicendo che stamani, in data di ieri, la Giunta ha approvato una proposta di legge avente a oggetto disposizioni per l'anno 2015 sul documento preliminare a bilancio e legge di stabilità. Si tratta di un intervento che consente alla Giunta, nelle particolari contingente dell'anno 2015, che è quello di prima applicazione del nuovo ordinamento contabile delle Regioni, di presentare al Consiglio in tempi rapidissimi un documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità per ottenere gli indirizzi e poter effettuare la concertazione. Solo per quest'anno, infatti, il termine di presentazione di tale documento, ordinariamente fissato per giugno, è stato posticipato al 31 ottobre. L'idea della norma è scaturita che da un confronto tra i nostri e i vostri uffici per garantire ai successivi atti della manovra di bilancio un iter, per quanto possibile, esente da obiezioni procedurali, anche considerando l'importanza che tali atti rivestono per l'azione regionale, in questo caso bilancio e allegati. In considerazione dell'urgenza dal corso a disposizione, ecco la richiesta di poterlo mettere stamani, e io dico proprio per levarcelo subito al primo punto dell'ordine del giorno. Questa è la proposta che faccio io, se ci sono interventi, se no la metterei in votazione. Favorevoli? Contrari? Bene, all'unanimità. Astenuti? Avevo visto che tutti erano. E quindi lo metteremo al primo punto. Per me poi rispetto all'ordine del giorno non ci sono modifiche, solo l'approvazione dei processi verbali. È stata distribuita la nota che voi avete nelle cartelline per martedì 28 luglio la seduta pomeridiana e mercoledì 29 luglio l'antimeridiana, era l'ultima riunione. Ci sono integrazioni al verbale? Non le vedo e quindi è approvato il verbale per il 28 e per il 28 e per il 29. Bene, ci sono altri sono state distribuite, mi dice il segretario generale, le comunicazioni di interesse ai consiglieri relativi a leggi regionali promulgate e atti assegnati alle commissioni. E quindi a questo punto io vi chiedo se vi sono modifiche. Consigliere Baccelli, la parola. Sì, grazie Presidente. Noi vorremmo presentare una proposta di risoluzione collegata alla comunicazione del Presidente Rossi il piano di riqualificazione dell'aeroporto di Firenze e della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale. La richiesta di comunicazione è relativa alla recente integrazione presentata dal soggetto proponente ENAC al Ministero dell'Ambiente, responsabile del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Nel ricordare brevemente che già la Regione Toscana, col suo nucleo di valutazione regionale, aveva rammentato e sottolineato delle carenze documentali in merito proprio al progetto, al master plan proposto già in data 23 giugno, in occasione della riunione, che poi si era espressa con il parere successivo, il numero 106. Bene, noi vorremmo, come già è stato sollecitato in occasione dei lavori della quarta commissione, in particolare nella riunione del 30 luglio, in cui è stato chiesto un approfondimento proprio in sede di commissione sul progetto di riqualificazione dell'aeroporto, anche a seguito per l'appunto delle richieste di integrazioni del Ministero dell'Ambiente, del parere della Regione Toscana, considerata l'importanza del tema per le comunità coinvolte. E in particolare voglio sottolineare la sollecitazione forte che è pervenuta dai consiglieri regionali del territorio interessato, la Monni, Bambagioni, la Bugetti, Ciolini, a audire i sindaci e non solo, tutti gli enti istituzionali coinvolti. Bene, noi chiederemmo, anche in considerazione della circostanza che poi sarà nuovamente la Giunta regionale ad esprimere un parere ad esito del procedimento, che sia coinvolta la quarta commissione, che possiamo appunto, su mandato del Consiglio, svolgere gli approfondimenti che riteniamo necessari per conto di tutta l'Assemblea regionale. Grazie. Bene, consigliere Baccelli, io appunto poi ho colto l'argomento, l'ho fatto parlare su questo argomento, però probabilmente ci sarà qualche richiesta e di conseguenza ne parleremo subito dopo, anche se stamani non lo tratteremo, anticipo poi quello che potrà essere il senso della richiesta fatta dai promotori, comunque acquisiamo questa risoluzione e rimane quindi nella disposizione della materia nel momento in cui verrà affrontata. A questo punto, intervenite quando la metto come prima considerazione, come prima comunicazione. Oppure volete intervenire subito, se chiariamo la situazione. Intervenite subito. Allora, la parola a Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle aveva prospettato questa richiesta di comunicazione al Presidente Rossi, che peraltro ringrazio perché era qui disponibile a poterla fare. Grazie Presidente, colleghi. Allora, proprio come stavate accennando, abbiamo presentato noi stessi questa richiesta di comunicazione alla luce di quelle che sono state le richieste del Ministero dell'Ambiente. E per riguardo l'integrazione al master plan che è stato presentato da Toscana Aeroporti a Regione ed Enac. La comunicazione, tra l'altro, doveva essere illustrata già precedentemente il 4 agosto, ma il Consiglio è stato rimandato e quindi è stato spostato ad oggi. Siamo lieti di vedere che il Presidente Rossi, per un argomento così importante che ha sollevato così tante questioni all'interno della Toscana, oggi è presente tra noi e può ascoltare quelle che sono le nostre richieste. Quindi ci fa molto piacere questo. Allora, noi abbiamo ricevuto ieri la comunicazione e abbiamo visto, è piuttosto quello che consideriamo noi che è piuttosto scarna. È breve e l'argomento è estremamente importante. Quello che la Regione è socio di Toscana Aeroporti, quindi conoscerà bene quelle che sono le criticità. Quindi quello che noi ci aspettavamo era innanzitutto ricevere prima questi documenti, perché si parla di 170 documenti, di cui solo relazione tecnica sono 65 pagine. È un lavoro piuttosto imponente da analizzare. Riceverla il giorno prima del Consiglio sicuramente non favorisce questo studio, che penso che dovrebbe essere approfondito da parte di tutti i consiglieri. Noi chiediamo esplicitamente che sia rimandata la discussione dell'argomento, proprio per permetterci di approfondire maggiormente, e in aggiunta domandiamo che la comunicazione sia riformulata in una maniera più dettagliata, più precisa, specialmente riguardo quelle che sono le criticità, che sicuramente la Regione conosce bene e di cui è ben consapevole e ne ha sicuramente parlato già con il Ministero. Quindi noi esplicitamente chiediamo che venga spostata la discussione.
della comunicazione che è stata fatta e venga ulteriormente ampliata. Questo per noi è un punto dirimente. Grazie, Presidente. Presidente Marras. Per capire se è una richiesta di ritiro o se è un giudizio sulla comunicazione raggiunta, altrimenti facciamo la discussione. Cioè, c'è una richiesta di ritiro per un'esigenza diversa, non per il fatto che c'è la comunicazione scarna, è stata presentata, discutiamo di quella. Oppure c'è una semplice richiesta di rinvio, perché insomma, se c'è il rimando a settembre, io penso che non debba essere accolto dal Consiglio. Cioè, non è che c'è qualcuno che esamina e boccia siccome non si è raggiunta la sufficienza e si viene a settembre. Cioè, la comunicazione c'è, si discute, c'è un'esigenza diversa del gruppo che ha presentato la richiesta di comunicazione e chiede il ritiro. Mi sembra di aver capito così. Oppure no? E allora se c'è una questione, allora se c'è una questione di merito rispetto a quello che è stato consegnato, si discute. Intervento per chiarire quello che ha chiesto il collega. Dunque, per quanto riguarda noi, noi chiediamo che venga spostato, venga posticipato al successivo Consiglio per darci tempo di studiare quelli che sono i documenti. Successivamente, ci farebbe piacere ricevere una comunicazione più ampliata anche riguardo a alcuni punti che secondo noi sono critici. Questa è un'aggiunta che ci sentiamo di fare perché appunto secondo noi potrebbe, la Regione stessa, la Giunta stessa ci potrebbe dare maggiori informazioni per aiutarci anche nella maggiore comprensione di questi documenti che, come avevo specificato, sono molti e complessi. In ogni caso noi chiediamo lo spostamento, che venga rimandata questa discussione. Quindi non c'è un giudizio a prioristico su quelli che sono i contenuti della comunicazione. Bene, questa precisazione che non c'è un giudizio a prioristico sui contenuti della comunicazione risponde al giusto interrogativo posto dal Presidente Marras e quindi anche d'intesa con il Presidente Rossi disponiamo il rinvio di questa comunicazione e a questo punto anche dei documenti che erano stati presentati come allegati. Fattori. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere, siccome avevo visto che la nostra interrogazione, che doveva essere già discussa allo scorso Consiglio preestivo, era stata sostanzialmente riassorbita nel dibattito sulla comunicazione, noi capisco che sia difficile, ma chiederemmo che almeno la risposta all'interrogazione fosse mantenuta, evidentemente. Quando si discuterà delle interrogazioni, dato che comunque riguardava anche altre questioni che rimangono in piedi, si pensi soltanto al processo partecipativo, al débat public, oppure al tema che noi poniamo, diciamo del fatto che si sia proceduto su un masterplan e quindi non su un progetto definitivo, quindi su alcune questioni che restano, diciamo, in piedi. Sì, da un punto di vista regolamentare la sua è una richiesta più che legittima, quindi rimane, però segue a questo punto l'ordine dei lavori e quindi noi ora faremo la modifica della legge per il bilancio, la comunicazione sull'argomento degli ungulati e seguiremo l'ordine del giorno, quando arriveremo alle interrogazioni si procederà. Ci sono altri interventi modificativi degli ordini del giorno? No, allora proviamo l'ordine del giorno. Così come l'abbiamo formulato, con la modifica che ci porterà il primo argomento, diciamo, la modifica delle procedure per il bilancio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora possiamo iniziare i lavori e l'ordine del giorno a questo punto, come prima disposizione, prevede la proposta di legge che magari chiedo all'assessore Bugli di poter illustrare con quella precisione che naturalmente lui può offrire.
La proposta di legge dal titolo Disposizioni per l'anno 2015 sul documento preliminare a bilancio e legge di stabilità, modifiche della legge regionale 7 gennaio 2015 numero 1 che si riferisce alle disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria. Prego, Assessore Buglia. Ecco, in realtà non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che diceva lei all'inizio. Noi abbiamo normalmente da approvare il DEFR entro giugno. A giugno sia il Consiglio che la Giunta non erano insediati, questo sia noi che le altre sei, mi sembra, regioni che sono andate al voto. A questo scopo il Governo, in modo particolare il Ministero delle Finanze, credo, ha fatto un decreto ministeriale e sposta questa presentazione a ottobre. E quindi, diciamo, ci sembrava tutto regolare. Poi, nell'andare a analizzare dentro il DEFR, c'è anche l'approvazione di quelli che sono i collegati alla finanziaria. Ed è un momento in cui il Consiglio decide, su proposta della Giunta, quelli che saranno i collegati alla finanziaria. Se si va a ottobre si rischia di perdere poi la possibilità per il Consiglio di esprimersi su quelli che sono i collegati alla finanziaria. Con questa cosa, che vale esclusivamente per il 2015, si dà invece possibilità, mettendolo insieme al preventivo, preliminare che consegneremo e che approveremo dopo il 22 di settembre, mi sembra, approveremo di giunta e consegneremo al Consiglio, reintroduciamo anche questa possibilità che credo sia a garanzia di tutti noi, in modo particolare del Consiglio. Questo è il senso della modifica. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione. Una votazione, essendo modifica di legge, preliminarmente articolo per articolo e poi con il voto elettronico. Quindi, per alzata di mano, l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Di 6 contrari. Astenuti? Approvato l'articolo 1. L'articolo 2, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'articolo 2 è approvato. Il preambolo, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato. A questo punto do il via alla votazione per voto elettronico, invito i consiglieri a votare. A questo punto, se tutti i consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la votazione e invito a mostrare il risultato. Votanti 36, favorevoli 29, contrari 7, astenuti 0. La modifica alla legge è approvata. Bene. A questo punto possiamo passare all'ordine del giorno e quindi la comunicazione, essendo rinviata quella sull'aeroporto, la comunicazione della Giunta relativa alle problematiche causate dalla proliferazione di ungulati in Toscana, con le iniziative a cui appunto la Giunta sta pensando e si sta orientando. L'assessore Remaschi, lei ha la parola. Signori consiglieri, Presidente Gianni, dopo 10 anni vissuti fra i banchi di questo Consiglio,
Prendo la parola per la mia prima comunicazione al Consiglio regionale da assessore, con la consapevolezza, data proprio dalla mia precedente esperienza, dell'importanza di questo momento di condivisione delle scelte del Governo regionale con l'Assemblea legislativa toscana. Assemblea che è organo legislativo, ma anche di indirizzo e di controllo sull'operato della Giunta. Pertanto ho il forte convincimento di come l'attenzione di quest'Aula su un tema urgente e presente sulle cronache quotidiane come questo sarà massima e la sua partecipazione attiva al dibattito. Da parte mia, nell'esercizio delle competenze che il Presidente Rossi ha inteso affidarmi, la piena attenzione, credetemi, alle valutazioni che quest'Aula formulerà su quanto verrò a proporre, perché il momento di confronto fra politiche di governo, nello specifico della materia della gestione della presenza di ungulati sul territorio toscano, e l'Assemblea legislativa regionale non sia un esercizio fine a se stesso, ma davvero un momento di condivisione delle scelte nell'interesse della comunità toscana. Il problema del sovrappopolamento di ungulati, in particolare di caprioli e cinghiali in regione toscana, è, come tutti voi sapete, molto sentito e in alcune zone particolarmente rilevante. Sono stimati su tutto il territorio regionale circa 200.000 caprioli, altrettanti cinghiali, 8.000 daini e 4.000 cervi. Praticamente siamo la regione europea con la massima presenza di queste specie. Ciò è dovuto anche alla particolare conformazione del nostro territorio, coperto da boschi e da foreste per il 60%, nonché alla qualità ambientale particolarmente favorevole per la fauna ed in particolare per gli ungulati. Certamente numeri così elevati costituiscono un serio rischio per il mantenimento dell'equilibrio naturale del territorio, una vera criticità per la biodiversità con pericolo di conservazione di specie vegetali e animali, alcune anche particolarmente protette. Inoltre, pongono problemi di gestione, vista la loro capacità di causare danni alle coltivazioni e incidenti stradali, questi ultimi in costante aumento, non ultimo anche quello di ieri nel Senese veramente grave. In particolare il capriolo appare in crescita numerica, passando dai 100.000 capi del 2004, badate bene, censiti nei soli distretti di caccia, quindi escludendo parchi, aree protette e altri istituti faunistici, a oltre 163.000 del 2013. Occorre essere consapevoli del fatto che il fenomeno dell'incremento degli ungulati presente in tutti i paesi europei, in Italia risente di una normativa nazionale, la legge 157 del 92, che pur valida sotto molti aspetti, non considera adeguatamente questa tipologia di fauna in quanto all'epoca, appunto nel 92, poco diffusa e di scarso interesse venatorio. Per quanto riguarda la specie del cinghiale, si ritiene che la stima sia almeno equivalente al doppio degli abbattimenti del periodo, quindi circa 200.000 capi se non oltre. Quindi il carico degli ungulati in Toscana è superiore ai 400.000 capi. I danni alle agricolture causati dalla fauna sono in costante e forte aumento negli ultimi anni. Qua c'è da fare peraltro una considerazione, che non tutti gli agricoltori denunciano i danni per l'esiguità delle risorse messe a disposizione e che peraltro, come sapete, il vasto popolo, diciamo così, degli hobbisti e quindi di chi fa una manutenzione del territorio a livello squisitamente personale,
non possono denunciare danni, anche se fanno una manutenzione importante di territori peraltro delicati. Quindi i numeri reali sono peraltro numeri anche sottostimati, che come potete ben valutare dalla tabella legata, sono effettivamente in costante e crescente aumento. Importante è poi verificare che il totale dei danni da cinghiale e la relazione degli stessi rispetto al totale dei danni da fauna selvatica è in costante aumento. Negli ultimi anni i danni causati da cinghiale hanno rappresentato qualcosa come il 60% dei danni totali, mentre i danni da ungulati in generale rappresentano ben l'88% del totale dei danni liquidati. Un intervento normativo a livello nazionale potrebbe veramente dare risposte ai tanti problemi determinati dalla suddetta situazione faunistica e di conseguenza sanare un conflitto aperto con l'agricoltura. Per questo ho preso l'iniziativa di scrivere direttamente al ministro Martina una lettera in questo senso in data 28 agosto del 2015. Nelle more quindi della auspicata modifica della legge 157 del 92 o di un provvedimento normativo ad hoc a livello nazionale per gli ungulati selvatici, è intenzione della Regione Toscana intervenire subito per una gestione faunistico-venatoria che tuteli concretamente l'agricoltura e l'equilibrio ambientale del territorio. Questo perché, oltre ai numeri assoluti sopra evidenziati, in Toscana abbiamo anche densità record relativamente al numero di ungulati ogni chilometro quadrato, che ne fanno la regione europea con il maggior numero di ungulati, fatta eccezione soltanto per alcune zone dell'Austria. Sono dati ufficiali che si possono rilevare da qualsiasi sito ufficiale che testimonia questo tipo di evidenza. Questa densità pertanto sta causando danni considerevoli e non più sopportabili alle coltivazioni agricole, in particolare a quelle di pregio tipiche della Toscana, ad esempio la vite. In molti casi, è bene sottolinearlo, la perdita di prodotto causa all'azienda agricola anche una perdita di mercato, in quanto non è in grado di far fronte alle richieste data la minore produzione ottenuta. A quel punto a poco valgono gli indennizzi che si riferiscono solo alla perdita del momento. E su questo aspetto bisogna sempre tenerci collegati anche gli aspetti occupazionali, perché quando c'è minore produzione incide anche sull'aspetto occupazionale delle aziende agricole. Gli agricoltori sono stanchi di subire danni, vogliono i prodotti del loro lavoro imprenditoriale, ottenuto dopo aver lottato per mantenere anche in periodo di crisi le eccellenze della Toscana. In tale ottica, gli indennizzi sono da considerare una utilizzazione negativa di risorse pubbliche o private che siano. Sono inoltre sempre più frequenti, come voi benissimo sapete, leggendo la stampa quotidiana, le collisioni con veicoli, talvolta purtroppo con gravi conseguenze, così come si è manifestato, diciamo, anche nei giorni e nelle settimane scorse. Ricordavo in apertura l'incidente gravissimo accorso ieri in provincia di Siena, potrei ricordare quello mortale di qualche settimana fa nella provincia di Pisa. Gli incidenti causati dagli ungulati sono stimati in Toscana oltre 200 su base annua, e questo la dice lunga sul problema che stiamo affrontando. Per limitare questi effetti, viste le oggettive difficoltà che si rilevano sulla legge nazionale, la 157 del 92, occorre mettere in atto una serie di iniziative volte a contenere le popolazioni di ungulati selvatici presenti sul territorio, pur non entrando in contrasto con la 157. Questa, come dicevo, è un'ottima legge in generale, ma per quanto riguarda gli ungulati, essendo stata concepita 23 anni fa, quando la presenza di questa fauna era molto
limitata e non causavano i danni di oggi né all'agricoltura né per problemi di sicurezza, quindi è sicuramente ad oggi inadeguata. È adesso necessario, a nostro parere, proporre una legge obiettivo specifica sulla gestione degli ungulati selvatici, che si ponga precise finalità. Dovrà avere intanto una validità limitata nel tempo, indicativamente 3 anni, al fine di consentire un raffronto serio, fondato, tra la situazione di partenza e quella di fine periodo, per verificare i risultati ottenuti e le criticità emerse ed eventualmente introdurre elementi correttivi in questa stessa legislatura. Dovrà quindi prevedere parametri misurabili, quali le densità di ungulati in zone campione o l'incidenza dei danni sempre in zone chiaramente individuate. Per i monitoraggi saranno coinvolti istituti scientifici a livello nazionale, quali la stessa ISPRA e il CIRSEMAF, per una rilevazione dei dati ed una lettura degli stessi che sia assolutamente veritiera ed imparziale. Sarà delineato un piano di intervento che vedrà la rivisitazione delle cosiddette aree vocate e non vocate e delle aree problematiche, dove concentrare gli interventi di riduzione delle presenze che comprendano quantomeno i vigneti, gli oliveti ed i seminativi dove si registrano i danni, oltre chiaramente interventi di altra natura, magari di cattura, per quello che riguarda indubbiamente le aree urbane e periurbane che, come voi sapete, sono frequentemente interessate dalla presenza degli ungulati. L'intenzione della Giunta è quindi quella di attuare una precisa linea di interventi che siano la base di una nuova impostazione nella gestione faunistico-venatoria regionale. A nostro avviso sarà quindi necessario evidenziare, 3 aspetti. Attuare una riforma urgente della normativa regionale e dei regolamenti venatori, fondata sulla attuazione di un'efficace politica di contenimento degli ungulati, con una serie di misure da sottoporre ai seguenti passaggi per condividerle e renderle una sorta di modello a livello nazionale. Un'attivazione di un nuovo rapporto sull'argomento con ISPRA, improntato sulla massima collaborazione fra istituzioni. In passato, secondo me, in maniera infondata, si è detto del mancato rapporto con ISPRA, delle difficoltà che ISPRA trovava nell'affrontare questa tematica. Ho avuto 2 incontri con ISPRA nel mese di agosto, è stata rappresentata questa situazione alla presenza anche di esponenti governativi del Ministero dell'Ambiente e c'è piena condivisione nel percorso che la Regione Toscana vuole intraprendere. Una richiesta di discussione sull'argomento in conferenza Stato-Regioni e riunioni apposite con Ministero dell'Ambiente e il MIPAF. Altri aspetti, la revisione delle aree vocate e non vocate, come dicevo, nel prossimo piano faunistico venatorio regionale che noi dovremo approvare, io mi auguro, entro la primavera del 2016. Per le zone vocate, la vigenza delle linee guida ISPRA. Per zone problematiche, l'individuazione di modalità gestionali che, pur seguendo le linee guida ISPRA, possano prevedere, a seconda delle densità e dei livelli di rischio, ulteriori modalità di prelievo. Proporre che il controllo della fauna mediante l'attivazione dell'articolo 37 della legge 3 del 94, della legge regionale, possa essere attivato anche in assenza del danno su richiesta dell'agricoltore nel momento in cui ritenga, date le presenze degli ungulati, che le sue coltivazioni siano a rischio. Sappiamo che ad oggi l'attivazione dell'articolo 37 è di specifica competenza delle province finché la Regione, e credo nel corso dei prossimi mesi, assorbirà nuovamente le deleghe, quindi è chiaro
che potremmo prevedere anche eventuali poteri sostitutivi regionali per dare un'iniziativa uniforme sul territorio regionale a questo tipo di iniziativa. Terzo aspetto, e mi avvio veramente a concludere, il problema delle zone poste in divieto di caccia. Nelle aree protette di competenza regionale e provinciale dovrà essere prevista una metodologia di contenimento dei capi in esubero per uniformare l'intervento su tutto il territorio regionale, che dovrà essere gestito in maniera complessiva senza lasciare zone dove le specie possono proliferare indisturbate. A margine di questo intervento normativo sarà tenuta anche presente la gestione delle carni, che va affrontata in maniera seria e approfondita, carni degli ungulati, per le quali si rende a questo punto opportuna la creazione di una filiera per la commercializzazione di una parte almeno delle carni di selvatici, che sono peraltro molto richieste dal mercato, che sono presenti all'interno della grande distribuzione toscana e che vengono da altri paesi comunitari, e anche avviare, perché no, sarebbe secondo me un bel segnale, iniziative legate al mondo della solidarietà. Grazie. Bene, grazie all'assessore Remaschi. Iniziamo il dibattito. Galletti, la parola alla consigliera 5 Stelle Irene Galletti. Grazie Presidente, colleghi, abbiamo letto quanto ci ha presentato e ascoltato anche adesso quanto ci ha presentato adesso l'assessore, e possiamo dire che ci sono alcune parti di quelle che sono le considerazioni dell'assessore che ci trovano d'accordo, in particolare quelle che riguardano un maggiore sostegno agli agricoltori che subiscono i danni causati dagli ungulati, soprattutto dall'eccessiva proliferazione degli ungulati. E a questo avviso noi abbiamo presentato proprio per oggi un ordine del giorno che è collegato a questa comunicazione. Sempre riferimento, però, continuando a riferirci a questa proposta di risoluzione, noi non possiamo che votare in maniera contraria, perché a nostro avviso questa proposta di risoluzione, pur continuando a citando spesso quelle che sono le valutazioni e i dati forniti dall'ISPRA, che anche a nostro avviso e avviso anche dei nostri parlamentari sono tra le più dettagliate, le più fedeli, le più rispondenti a quelli che sono gli studi che è necessario fare sull'argomento, bene, pur richiamandoci spesso all'ISPRA, non si fa alcun riferimento al fatto che la gestione di questa problematica può essere fatta anche con metodi non cruenti, e l'ISPRA stessa fornisce i dati e soprattutto le modalità con cui questo può essere fatto. A nostro avviso questa proposta di risoluzione che ci viene presentata presenta una criticità fondamentale che ravvediamo. Il fatto di intervenire tempestivamente, sì, ragionevole, però in realtà questo problema degli ungulati è qualcosa che si è presentato ed è aumentato negli anni. Quindi arrivare adesso tempestivamente a gestire una situazione ci appare quantomeno poco previdente, ma in ogni caso, immaginando anche di affrontare in maniera tempestiva quello che è il problema adesso, secondo noi una soluzione non è certo quella di affidare, come evidentemente si può evincere dal testo, di affidare la soluzione del problema ai cacciatori. Perché allora alla fine si vede chiaramente che è demandato l'aiuto, diciamo, alle enti, alle amministrazioni per riguardo questo contenimento, che in alcuni tratti non è ben chiaro contenimento, medicazione, cosa significhi, in altri invece appare evidente. Il fatto di riformare urgentemente la normativa ci trova d'accordo. Sicuramente l'affidare la gestione o farsi affiancare nella gestione ai cacciatori non è un metodo che noi accettiamo per quanto riguarda anche il nostro programma. Secondo noi ci sono altre modalità, l'ISPRA stessa, come le ho detto nei documenti che lei senz'altro avrà letto, le propone, ci sono delle proposte concrete. Non più tardi dell'ottobre del 2014 il governo nazionale ha approvato una nostra proposta di legge al riguardo ed è stata votata in Commissione Agricoltura all'unanimità. Quindi può essere ripresa anche quella, perché essa stessa si proponeva come modello per le regioni. Quindi noi non possiamo che votare contraria a questo, mentre
pur dovendo dire che alcune parti ci trovano d'accordo. Quello che noi continuiamo a sostenere è che è assurdo chiedere a coloro che in passato, e voglio mettere anche in presente, hanno anche causato questo problema, perché non ci dimentichiamo che è un dato che è facilmente rilevabile da tutti, sono i cacciatori stessi che grazie al foraggiamento che mettono in atto permettono il proliferare della selvaggina per permettere il loro hobby. Chiedere a queste persone di aiutare a gestire questa problematica per noi è un controsenso, è assurdo. Successivamente è possibile naturalmente fare altri tipi di interventi che sono quelli che ha suggerito lei per aiutare gli agricoltori a gestire la loro problematica. Sicuramente non possiamo che votare contro a questo suo atto e proporre successivamente quello che noi avevamo presentato, il nostro ordine del giorno che è sempre collegato alla sua comunicazione. Grazie. Grazie al consigliere Galletti. Il consigliere Paolo Sarti. Ma sì, riprendo quello che ha detto Galletti, che mi sembra contraddittorio affidare ai cacciatori quello che negli anni si è dimostrato essere un intervento inefficace. Voglio dire, sono aumentati gli ungulati e noi abbiamo non solo il maggior numero di ungulati in Europa rispetto alle altre regioni, ma abbiamo anche il calendario italiano venatorio più ampio di tutti. Quindi voglio dire, non è che ha funzionato tutto questo. Allora mi sembra che ostinarsi su questa idea del dare ai cacciatori è qualcosa che va contro all'esperienza fatta, al di là di una posizione o meno sulla caccia che ognuno può esprimere personalmente, ma mi sembra che sia proprio un intervento ormai dimostrato fallimentare. Poi teniamo presente che, voglio dire, la caccia al cinghiale fa feriti e morti, Non è che solo i cinghiali che attraversano la strada fanno i morti, fa anche la caccia i morti. Quindi incrementare questo tipo di caccia probabilmente statisticamente può incrementare anche il numero di feriti e di morti che si verificano nella caccia. E questo dobbiamo tenere molto presente. Quindi direi che quando il cacciatore ha interesse in qualche modo ad avere cosa cacciare, c'è un conflitto di interesse. Voglio dire, non è possibile che si possa affidare a loro. Tant'è vero che negli anni sono stati loro che hanno, sono stati loro che hanno portato certi cinghiali non nostrali, che poi hanno soppiantato quelli nostri, che sono più grossi, si riproducono di più. Lo stesso metodo di caccia spinge i cinghiali in aree nelle quali magari non andava. Insomma, voglio dire, non è questa la strada, è dimostrato. Esprimo anche delle perplessità su questo ostinarsi a voler commercializzare questi quantitativi di carne prodotti, ma anche qui c'è un chiaro conflitto di interesse. Voglio dire, se io devo commercializzare queste cose, ci imposto una catena, ci imposto un'industria, ci imposto e ci investo delle energie anche economiche, poi ho bisogno della materia prima. Quindi per me che la limitino la materia prima è un problema. Allora, vedete che affidare ai cacciatori, affidare alla commercializzazione è in conflitto di interesse su quello che è l'interesse dei cittadini, ridurre il numero dei cinghiali. Quindi mi sembra che insomma, questa comunicazione della Giunta ometta dei punti fondamentali e vada in una direzione sbagliata, non rispetto a un parere mio personale, ma rispetto alla storia della Toscana. Abbiamo sempre dato più spazio ai cacciatori e abbiamo ancora più cinghiali ungulati in genere. Grazie. Grazie a Sarti. La parola a Stefano Scaramelli. Grazie Presidente, grazie anche all'assessore Remaschi che finalmente io credo che abbia portato all'attenzione di questo Consiglio con una dialettica molto equilibrata e con una conoscenza molto dettagliata la questione. Credo che la questione posta dal nostro assessore e quindi dalla Giunta regionale sia uno di quegli elementi che oggi nel territorio toscano non può essere non preso in considerazione. Su questo credo che anche le opposizioni, indipendentemente dal loro modo di vedere, di risolvere il problema, poi vedremo quando voteremo la legge, però credo che intanto sia importante avere la consapevolezza che questa è un'emergenza. Il fatto che è un'emergenza ce lo dice la relazione del nostro assessore, ma ce lo dicono i dati, non soltanto numerici, e ce lo dice il grido di lamento e di disperazione dei nostri agricoltori. La nostra Toscana, in particolar modo Siena, ma penso tutti i territori toscani, non possono
esimersi dalla consapevolezza che questa sia ormai un'esigenza del mondo dell'agricoltura. Non è l'esigenza di chi va a caccia o di chi deve espletare la propria passione libera, e ciascuno di noi espleta le proprie passioni, è l'esigenza del mondo dell'agricoltura che ci chiede un intervento urgente, è l'esigenza della sicurezza delle nostre strade e quindi la sicurezza di chi viaggia in auto per le nostre strade toscane. Quindi la consapevolezza che noi dobbiamo mettere al centro dell'attenzione, l'esigenza dell'agricoltura e la sicurezza delle persone. Per fare questo credo che sia giusto che l'assessore oggi ci presenta la possibilità di intervenire con una legge obiettivo specifica che nel merito va a incidere direttamente su un problema specifico. Io e da parte del gruppo del Partito Democratico, penso anche di tutti i colleghi, ci sia la consapevolezza che questa per noi è la risoluzione migliore, e nelle parole della comunicazione, nell'intervento appunto dell'assessore c'è un grande equilibrio, una consapevolezza che comunque noi non possiamo più sostenere il rimborso di danni al settore dell'agricoltura, e questo sarebbe una cosa assurda, pensare che in termini economici un agricoltore possa vedere soddisfatto il proprio lavoro aspettando e auspicando un rimborso economico. È giusto che l'agricoltore possa godere anche della bellezza del proprio raccolto e arrivare al termine del ciclo produttivo di una produzione. Non c'è agricoltore che aspetta un anno per andare a fare il raccolto e poi non poterlo percepire, quindi nessuno vuol beneficiare di danni, di rimborsi. Questa non può essere più la politica giusta. Noi credo che dobbiamo avere consapevolezza, e credo che gli elementi che appunto l'assessore ci metteva in evidenza, un articolo 37 che può essere gestito con duttilità, con la capacità non soltanto di intervenire a posteriori ma anche di anticipare fenomeni, la capacità di differenziare le zone vocate o non vocate, e la possibilità anche di far fare una evoluzione al mondo della caccia, a coloro che espletano questa passione, chiedendo e facendo assumere loro un senso di responsabilità. Noi possiamo, quello che diceva l'assessore credo che sia positivo, in questa legge obiettivo dobbiamo svolgere una funzione di cerniera, non ci deve essere antitesi fra agricoltura e caccia, l'interesse oggi è comune, e il coinvolgimento per esempio di coloro che svolgono in maniera massiva un'azione, per esempio come le squadre che molte volte possono intervenire e risolvere numericamente il problema, debba essere monitorato, controllato, e la Regione può avere gli strumenti per verificare se quel lavoro è stato fatto o meno. Nessuno si deve sentire titolare di proprietà di un'area, va dimostrato l'intervento fatto, e su questo noi potremmo anche attuare delle politiche che ci consentano anche di controllare se poi un'azione in un territorio è stata fatta o meno, e questo ci potrebbe dare un grande... E finire questo grande dogma del fatto per cui si dà sempre la colpa ai cacciatori del fatto che esistano gli ungulati. La verità è che molte volte non si è agito tempestivamente o non si è anticipato questo fenomeno. Quindi credo che noi dobbiamo avere la consapevolezza tutti quanti insieme, e però la possibilità che oggi, mediante gli strumenti normativi, noi possiamo affidare un senso di responsabilità ai cacciatori, e sapendo che a loro verrà chiesto uno sforzo ulteriore, l'assunzione di responsabilità. La legge obiettivo dovrà essere monitorata, a mio avviso, ogni anno per vedere se questo intervento numerico effettivamente va in riduzione. Quindi mi fa piacere il fatto che l'assessore abbia una conoscenza molto concreta, di dettaglio delle questioni. Con lui abbiamo fatto vari incontri nei territori. Da noi c'è tanta aspettativa. Noi dobbiamo assumersi questa responsabilità, affidarla a chi ovviamente può fare un intervento come il mondo della caccia, però lo dovrà fare con senso di responsabilità, lo dovrà fare con certezza, con obiettivi certi che dobbiamo affidargli, con la consapevolezza che per esempio possono essere affidati loro anche altri compiti, non soltanto quelli di controllo e quindi di abbattimento degli ungulati, ma anche per esempio di interventi, per esempio in temi di sistemazione delle nostre strade o di sicurezza per esempio del nostro territorio, perché non un intervento in coinvolgimento di responsabilizzazione non soltanto sull'utilizzo delle carni ma anche per esempio sulla tutela del nostro territorio. Allora una cultura nuova che porta a condividere un obiettivo comune, perché questo potrebbe diventare veramente per la Toscana un modello di equilibrio. Questo modello negli anni passati, questa sfida non è stata possibile. Non credo che sia stata la colpa dei cacciatori. Io credo che su questo abbia una grande responsabilità la politica, perché la politica non si è assunta la responsabilità di incidere in alcuni territori, perché non in tutta la Toscana, per esempio, l'articolo 37 viene applicato e non in tutti i territori si può agire in maniera puntuale in tutela dell'agricoltore. E noi dobbiamo mettere, e qui il cardine credo dell'impostazione dell'assessore sia giusto, facciamo un'unica normativa per tutta la Regione Toscana. Questo è già un elemento di una grande evoluzione, c'è aspettativa rispetto a questa nostra assunzione di responsabilità. Credo che quindi io
termino dicendo che oggi penso che finalmente ci sono anche le condizioni politiche per consentire un'azione similare e finalmente c'è il nostro gruppo che garantirà, credo, sostegno totale e mi auguro che anche gli altri gruppi si assumano questa responsabilità, perché se noi vogliamo dare una risposta all'agricoltura e fare della Toscana, diciamo, quell'esempio anche di bellezza del nostro paesaggio, della fatica dei nostri agricoltori, dobbiamo avere il coraggio, senza ipocrisia, senza nessun approccio ideologico rispetto a questo tema, di assumerci questa responsabilità. Insomma, credo che c'è il totale appoggio all'iniziativa del nostro assessore e della giunta regionale, perché i nostri territori chiedono questo intervento e noi dobbiamo farlo quanto prima, cercando, mi auguro, come ha detto appunto l'assessore, dandosi un obiettivo di 3 anni, il dimezzamento del numero degli ungulati. Credo che sia un obiettivo minimo che ci dobbiamo dare, perché dimezzando questo numero noi possiamo ricondurlo in un'entità, in un numero che può diventare, diciamo, congruo con quello che è il nostro territorio. Noi molte volte sfugge la dimensione di questo numero, io ho avuto modo di dire più volte che questo è una popolazione, è una grande comunità. Attenzione a sottovalutare un fenomeno come questo, che per esempio nelle nostre terre ormai è vicino ormai anche alle aree rurali e ci sono problematiche oggettive anche di convivenza in realtà rurali come le nostre, per esempio nel Senese. Quindi pieno sostegno e ringraziamento all'iniziativa del nostro assessore e penso che tutto il Partito Democratico abbia la forza oggi di sostenere finalmente in un contesto politico nuovo la risoluzione di questo problema, da fare, io credo e mi auguro, questa legge il prima possibile. Grazie al consigliere Scaramelli, presidente della Commissione Sanità. Adesso il consigliere Roberto Salvini. Grazie Presidente, colleghi. Io mi meraviglio di alcuni interventi che additano il mondo venatorio come responsabili di un eccesso di fauna sul territorio. Questo eccesso di fauna sul territorio è dovuto a un fallimento della gestione del territorio. Noi abbiamo un territorio che è, diciamo così, gestito da una legge, la 157, che stabilisce che in tutte le province ci devono essere degli ATC, ambiti territoriali di caccia. Questo dice la legge. Questi ambiti territoriali di caccia dovrebbero controllare il territorio in tutte le sue parti, altrimenti che ambiti territoriali di caccia sarebbero? Questo territorio non è mai venuto controllato. Per quale ragione? Perché già la legge è nata sotto una pressione degli ambientalisti. Tant'è che negli ambiti territoriali di caccia noi ci abbiamo all'interno due componenti degli ambientalisti, senza considerare anche componenti della politica. Il mondo venatorio, che sono ambiti territoriali di caccia, all'interno è minoritario, ha solo 3 componenti su 10. Quindi dire che sono il mondo venatorio che hanno fatto il danno è fare demagogia. Dire la verità è un'altra cosa. La cosa è che tutto il territorio nostro è protetto. Al 40% è protetto. Ci sono demagni, ci sono le bandite, ci sono i parchi, ci sono le oasi, ci sono tutte quelle zone dove non ci si può andare a svolgere l'attività venatoria. Non solo. Poi ci sono le specie che sono protette. Quelle che sono protette fino all'anno passato. Fino a quest'anno, fino a oggi, sono caprioli. Quelli che oggi si dice sono un eccesso. Non sono cacciabili. Se cacci un capriolo, sei di frodo. Se cacci un ungulato, un cervo, sei di frodo. Se cacci un tasto, un istrice, se cacci una nutria, sei di frodo. State parlando non conoscendo la materia. State parlando a vanvera. Allora, caliamoci nell'argomento e vediamo la realtà così com'è. Tutte queste protezioni hanno portato a un eccesso di questi ungulati. Questi ungulati danneggiano fortemente il mondo agricolo. Ma non di poco, perché noi il mondo agricolo l'abbiamo concentrato in poche eccellenze.
Non si può più recintare le vigne con 1,50 m di rete. Non si può più continuare a produrre in agricoltura e pagare danni insostenibili. E poi protegge la fauna che fa, diciamo così, in eccesso che fa questi danni. È un paradosso questo. Bisogna rendersi conto, spogliarsi di quell'ambientalismo becero, perché qui in estinzione non c'è più niente, ma c'è del soprannumero, e incominciare a dire riequilibriamo queste specie sul territorio, perché deve vivere l'agricoltore, deve vivere l'allevatore, deve esercitare la sua attività il cacciatore, ci deve essere la fauna presente sul territorio. Nessuno dice di eradicarla, di toglierla a tappeto. Però questa deve vivere nei suoi ambienti, nel suo habitat. Quando esce dal suo habitat diventa dannosa. In quel caso si applicano le leggi dello Stato, le leggi regionali, le famose cacce di selezione. Sono fatte apposta. Oggi siamo in un'emergenza. Le emergenze vanno curate con le emergenze. Non si può venire a fare le proposte che dice si vanno a catturare, non si può andare a mettere il sale sulla coda a degli animali che camminano per la Carvana, che camminano per l'Arpennino, che camminano per le foreste e vanno da Volterra fino a Roma. Vogliono battute ben precise, con tante persone, 30, 40, 50 persone, se vogliamo cominciare a contenere. E oggi, in questa emergenza, noi sottovalutiamo anche un altro aspetto. L'assessore Remaschi ha messo un limite di abbattimento. Si abbatte un certo numero di capi. Ma sapete che questo numero di capi viene immediatamente reintegrato quando appena si arriva a maggio, un altro anno, con le nuove proliferazioni. Questo lo sapete. Quindi si abbatte X numero di capi, a maggio ci riabbiamo soliti. Ci abbiamo i figli di quelli che ci sono rimasti. Non è che quelli lì smettano di riprodursi. Allora bisogna ragionare un po' direttamente. Cioè bisogna controllare costantemente se vogliamo fare un'azione veramente di contenimento del territorio. E non ci può essere un limite alla soppressione di certi capi. È chiaro che passeremo da non più le battute ma la selezione, personale che hanno fatto corsi e così via, ma in quella direzione dobbiamo andarci, altrimenti noi ci staremo qui a litigare, continueremo a pagare danni, continueremo a vedere i nostri agricoltori che abbandonano le loro attività perché non sono più remunerative. Questa è la realtà. Quindi io sono per incrementare in maniera forte fin dall'inizio il contenimento, non voglio dire il prelievo, perché uno è suscettibile, il contenimento di queste specie. Poi i metodi e le forme le possiamo decidere tutte insieme. C'è chi dice si mette le gabbie, ci vanno dentro da soli, c'è chi dice no, si fanno le battute, c'è chi dice altre cose. Bene, queste persone scendono in un campo, gli diamo un'area, ci dimostrino con fatti come riescano a contenere queste specie non facendogli male. Diciamo, chiaro che poi si presenta il problema dello smaltimento di questo surplus, e mi sembra la posizione che sta dicendo Remaschi sia la più corretta. Che si fa? Nei supermercati si va a comprare i cervi, i daini in Ungheria, in Jugoslavia, quando abbiamo la nostra produzione. Siamo fuori dal mondo. Dobbiamo utilizzare il nostro prodotto, visto che andiamo nella direzione di un contenimento di certe specie. Quindi questo diventa un frutto in realtà. Cioè noi avremo un capitale che tutti gli anni produce X plus valore, che sono dati da questo plus valore, senza mai intaccare il capitale, va prelevato. Quelle persone che si ostinano a dire che questo plus valore non va prelevato ma va protetto, sono quelli che hanno creato questi danni oggi, che ci hanno creato queste condizioni di emergenza. Salvini, quindi ecco perché concludo velocemente. Ecco perché io dico che la posizione di Cremaschi è anche troppo blanda rispetto all'emergenza che c'è. Grazie.
Grazie a lei. Io mi chiedo scusa se l'ho interrotta, ma erano 3 minuti avanti e conseguentemente. Marco Nicolai. Grazie Presidente. Ringrazio l'assessore per essere venuto in consiglio a illustrarci prontamente gli interventi contenuti nella comunicazione che poi saranno oggetto di una proposta di legge specifica. Dispiace però che nel dibattito che ho finora ascoltato si sia parlato più dei temi dell'attività venatoria rispetto a quello che è l'oggetto vero di questa problematica. La questione degli ungulati non è una questione che riguarda solamente gli aspetti venatori. La questione degli ungulati è una questione che riguarda l'agricoltura e i cittadini toscani. L'agricoltura per i danni copiosi che vengono compiuti alle produzioni e al fatto tutti i cittadini, perché l'altro giorno andavo su una strada della nostra provincia, della mia provincia d'appartenenza, e ho visto un progetto sperimentale di segnaletica per gli ungulati. E quindi in questo caso, perché in quell'area erano successi molti incidenti dal punto di vista stradale. E quindi la questione degli ungulati è una questione che riguarda tutti i cittadini toscani. Con questa premessa, ovviamente la questione dell'impatto sull'attività agricola è un aspetto molto rilevante. Ha detto bene l'assessore, il danno subito dalle imprese agricole non è solo quello del valore agricolo della produzione in sé, ma anche quello soprattutto che riguarda per quelle produzioni, in particolare per le produzioni di qualità, un danneggiamento rispetto al prodotto finito, al valore del prodotto finito e alla proiezione sui mercati. In particolare per una regione come la nostra che ha della produzione agricola di qualità un vanto. E quindi il danno in questo caso è anche superiore a quello che poi viene effettivamente riconosciuto secondo le disposizioni legislative vigenti. Per far questo condivido l'impostazione che occorre fare un'attività di prevenzione rispetto al danno e gli indirizzi che sono contenuti nella comunicazione penso che siano spunti importanti. Quello anche di una pianificazione chiara delle aree. Noi abbiamo bisogno di definire le aree in cui, sempre qui anche dal punto di vista della vocazione agricola, c'è una vocazione agricola estensiva o comunque una produzione che non consente la presenza ovviamente di ungulati che creino danni enormi alla produzione stessa e allo stesso tempo quello di chiarire le aree in cui hanno destinazione naturale o seminaturale boschiva in cui ovviamente questa presenza degli ungulati è più compatibile anche con il tessuto antropico e il tessuto naturale. Quindi bene questo intervento sulla pianificazione, così come anche una riflessione rispetto all'articolo 37 che preveda la possibilità di fare questi interventi in agricoltura anche senza la presenza di un danno conclamato, perché se c'è prevenzione significa anche che non bisogna che ci sia che si intervenga solo dopo che appunto questo danno si è effettivamente concretizzato. L'altro aspetto, per quello che riguarda invece gli aspetti risarcitori, penso che all'interno della riflessione che dovrà essere fatta nella legge obiettivo ci dovrà essere anche una verifica rispetto alla complessità e alla lunghezza delle procedure di rimborso, che è un tema questo che è stato posto all'attenzione anche da varie associazioni agricole e che alcune volte poi anche questo contribuisce a un ulteriore profilo di negatività per il settore agricolo che per magari lunghezza o complessità delle procedure rinuncia anche a esercitare queste prerogative. Quindi l'intervento che discuteremo poi nella proposta di legge appare essere un intervento che va nella direzione di dare una risposta ai cittadini toscani, al mondo dell'agricoltura toscana,
per evitare appunto che quanto abbiamo letto sulle cronache, anche di eventi tragici, ma più in generale anche la dinamica che abbiamo visto in tanti territori in queste ultime mesi e anni, possa avere una politica che fa una effettiva prevenzione di tutta questa serie di eventi. E penso che è questo che i cittadini, non solo gli operatori del settore, ma i cittadini ci chiedono, perché questo tema, chi ha fatto la campagna elettorale nei mesi scorsi lo sa bene, è un tema che non riguarda solo ormai le aree rurali, riguarda in alcuni casi anche le aree urbane e ha tutta una serie di profili anche rispetto ad altri elementi della fauna che hanno bisogno di essere affrontati per evitare appunto che si passi l'emergenza e si ritorni a una situazione di compatibilità con l'ambiente, con l'attività agricola e più che altro anche con una risposta concreta ai temi che sono stati delineati in alcuni interventi e poi nella comunicazione dell'assessore. Grazie consigliere, la parola al consigliere Cantone. Presidente, colleghi, trovo alquanto strano il fatto che venga portato come elemento quasi di denigratorio nei confronti della nostra regione, la bellissima Toscana, che abbiamo il 60% di boschi, 60% di... cioè lo portiamo a svantaggio di quello che invece dovrebbe essere appunto una delle nostre eccellenze da portare come un fiore all'occhiello al massimo della nostra espressione di bellezza come regione. È stata detta una parola, ipocrisia, è stata pronunciata e lo vedo, ce n'è tanta ipocrisia. Quando per esempio si parla di mettere e portare avanti sempre la parola emergenza, senza contare tante volte che la situazione viene portata in emergenza appunto per poi giustificare alcuni interventi che facciamo e che lo facciamo anche appunto per via dell'emergenza senza seguire alcune regole. Si parla di prevenzione senza considerare che la prevenzione vuol dire anche invitare i nostri e quindi utenti della strada ad andare alla velocità che appunto, come anche la parola legge viene sempre richiamata in questi interventi, richiede. Ho visto io personalmente quelle che sono le conseguenze dell'incidente che è accaduto in provincia di Livorno, non di Pisa, perché Vicarello è provincia di Livorno, dove un disgraziato di appunto guidatore ha investito un cinghiale di 100 kg e dovete vedere come si è ridotta la vettura, tant'è vero che la macchina si è rovesciata ed è morto il conducente, anche il cinghiale, ahimè. L'impatto è stato talmente violento, e questo penso che sia dovuto non tanto alla grandezza dell'animale, quanto alla velocità purtroppo della vettura. Basta andare più piano, mi dispiace, rivolgo ancora le condoglianze alla famiglia, ci mancherebbe altro che non lo facessi. Allo stesso tempo non si è pensato, appunto perché siamo in emergenza, a investire quelle che sono appunto delle finanze, degli sforzi, affinché questi animali non attraversino la strada. Cioè è impossibile. E invece no, perché in altre nazioni è stato fatto. Sono stati fatti dei sottopassaggi, sono stati fatti anche dei passaggi sopraelevati. Addirittura ci sono anche delle corsie che invitano gli animali con delle particolari appunto reti o teli, ad andare, ad attraversare la strada in alcuni punti che ci sono appunto i sottopassaggi. Questo non se ne è parlato. Si parla di altre cose e si parla anche, mi pare di capire, da intenditori, nel senso che mi sembra di capire che ci sono appunto anche dei cacciatori, cioè appartenenti a questa categoria, ai quali vorremmo affidare appunto la soluzione del problema. Io gli farei raccogliere tutte le cartucce che lasciano, senza contare poi altri danni che fanno, chiaramente
quando si viene a pensare che quello che è il miracolo, perché è un miracolo di un essere vivente che ha appunto venuto la vita, viene ucciso. Quindi l'ipocrisia che vedo, e concludo, è quella di attirare l'attenzione, portare l'attenzione su alcuni aspetti e non su altri che magari potrebbero risolvere il problema senza essere, appunto, senza utilizzare altri metodi cruenti. E finisco dicendo che per quanto riguarda appunto questa problematica, vorrei che fosse sì tenuto in considerazione, perché lo va ribadito quello che ha detto la collega, ci porta a essere contrari, ma non totalmente, nell'affrontare questa discussione, perché appunto si vede che c'è l'intenzione di affrontare la problematica, ma alla fine di questi interventi sono ulteriormente convinto della nostra, che siamo dalla parte giusta con la nostra contrarietà, perché effettivamente si va a discutere l'argomento e il problema senza avere aperti gli occhi su tutti gli aspetti, ma già puntando su alcuni aspetti esclusivi, quello che è gli interessi dei cacciatori, l'emergenza e, perché li rispetto, le problematiche dei allevatori, le problematiche degli agricoltori ci sono, ma sono risolvibili in altra maniera. Grazie. Grazie consigliere, la parola al consigliere Anselmi. Grazie presidente, colleghi consiglieri, io credo che, ringraziando l'assessore Remaschi per la comunicazione che ha ritenuto di fare al Consiglio per avviare questo percorso, credo che noi sbaglieremmo se consegnassimo questo tema ad un approccio strumentale o peggio ancora ad un manicheismo di maniera teso a contrapporre ambientalismo, animalismo da un lato, associazionismo economico venatorio dall'altro. Al contrario, noi dobbiamo, come correttamente è stato fatto, impostare questa discussione proponendoci il dominio della complessità dei problemi e delle soggettualità che abbiamo davanti, che afferiscono ai temi della tutela della biodiversità, ma anche al governo delle pressioni del patrimonio faunistico regionale. Abbiamo parlato dei predatori in una seduta precedente del Consiglio. Oggi parliamo degli ungulati, delle pressioni che questo genera sulla vita, sullo svolgersi tranquillo della vita e della fruizione del territorio da parte delle persone statiche e in movimento. Naturalmente faccio riferimento alla sicurezza stradale e alla vita economica della regione. Una delle prime questioni che sono state sottoposte pubblicamente all'assessorato e al Consiglio da parte delle associazioni dei professionisti in agricoltura è stata esattamente non solo il quantitativo registrato pubblicamente, ufficialmente, dei danni, ma il rischio nel rapporto di una compromissione strutturale, qualora il fenomeno non sia fronteggiato adeguatamente, nel rapporto fra il fenomeno che viene censito ormai in cifre che sono impressionanti e il corretto svolgersi della vita economica del mondo rurale. Dunque non si tratta di argomentare o alimentare dubbi circa la volontà politica dell'assessore, della giunta, ma anche dell'approccio del gruppo del Partito Democratico che ha proposto una risoluzione che sostiene in limpidezza questo percorso, ma si tratta di affrontare su basi solide che si propongano appunto di scandagliare la complessità e la rotondità dei temi di cui si parla su basi solide scientifiche, sulla base di consapevolezza tecnico-professionale, sia sul fronte territorialistico che sul fronte legato alla biodiversità. Questo rapporto è stato aperto con il Ministero dell'Ambiente e con l'ISPRA, lo considero particolarmente positivo, anche e soprattutto secondo una logica evolutiva che è quella che viene proposta.
Naturalmente è evidente che a fronte di un quadro che non è ordinario, si tratta di adottare un approccio che non è ordinario, che è esplicitamente esposto come transitorio e che si propone di affrontare in modo più determinato, più risolutivo questo tema rispetto all'approccio pur di governo che la Regione Toscana ha tenuto in campo negli anni precedenti. A proposito di non cruenza, occorre richiamare il PRAF e gli strumenti di supporto al mondo agricolo circa l'installazione di strumenti preventivi di protezione rispetto a questo fenomeno e la numerosità dei ricorsi ai sostegni previsti dal bilancio regionale sui rimborsi, eccetera. Naturalmente nel percorso per il quale metto a disposizione la collaborazione della Commissione 2, che è deputata per competenza a trattare il tema, dovremo affrontare il tema della pasturazione dissuasiva, il tema della vigilanza che accompagna quello del monitoraggio dell'attuazione delle norme che metteremo in campo, il tema della semplificazione, diceva il collega, bene il collega Niccolai, delle procedure per il risarcimento dei danni e infine anche il tema del modello comune di notifica alla UE, che è un tema che la Conferenza Stato-Regioni ha già posto all'ordine del giorno del Ministero dell'Agricoltura. Quindi non solo l'assessore e la Giunta possono contare sul supporto del gruppo del Partito Democratico, ma anche sul supporto della Commissione, e i commissari e i consiglieri possono contare in sede di Commissione, potranno contare sullo spazio di una discussione franca, seria e che si proponga di raggiungere l'insieme degli obiettivi e di conciliare con equilibrio l'insieme degli interessi generali da tutelare con la nuova normativa che sarà portata in Consiglio. Grazie. Eccoci, allora grazie Presidente Alzami. Se non ci sono altri interventi passerei a prendere la parola all'assessore Remaschi che aveva chiesto Quartini nel frattempo. Prego, consigliere Quartini. Grazie Presidente, colleghi. Ma io volevo avanzare rapidissimamente una, diciamo, perplessità, ed è quella di una politica che continua a non essere lungimirante. È una politica che continua a lavorare sull'emergenza, su qualunque tipo di contesto, dall'immigrazione alla sanità, all'assetto idrogeologico del territorio. Si continua a lavorare nel contesto dell'emergenza, non si riesce mai a fare una politica del territorio, in questo caso una politica venatoria, che sia di prevenzione fondamentalmente, di riuscire a identificare gli aspetti critici, le criticità rispetto alle varie categorie, ai portatori di interesse, perché effettivamente siamo tutti portatori di interesse, che si sia ambientalisti, ecologisti, cacciatori o quello che si sia, è veramente importante riuscire a mettersi attorno a un tavolo e non continuare a lavorare sugli effetti, ma bisogna cominciare come politici a lavorare sulle cause. E questo vale per qualunque tipo di argomento. Lo ripeto, in medicina difficilmente si lavora in termini di prevenzione, si lavora sempre sulla malattia. E così si sta facendo sulla problematica faunistica. Difficilmente si lavora sul territorio valorizzandolo fino in fondo. È veramente un vanto avere un 40% di territorio che è assolutamente protetto, che vuol dire valorizzarlo in termini agricoli, in termini di allevamento, in termini di filiera corta, eccetera. Quindi diciamo non è una posizione la nostra che è, come dire, pregiudizievolmente contraria a ipotesi di lavori in termini di contributi possibili da parte di tutti i portatori di interesse, ci mancherebbe altro, ma essere sempre costretti a lavorare sugli effetti e non sulle cause
io ritengo sia una cattiva politica, un modo cattivo di fare politica, non è un modo buono. Grazie. Per cortesia, il pubblico ci fa piacere se presente, ma dovrebbe mantenere un contegno. Grazie. Il Presidente della Giunta ha chiesto di parlare. Molto rapidamente, prima di tutto ringraziare l'assessore per questa comunicazione, per il lavoro che sta facendo e per il modo deciso con cui si è fatto carico di questo problema. Negli incontri che capita di fare durante il periodo elettorale, ma anche non solo, con il mondo dell'agricoltura, io mi sono sentito più volte criticato e incaricato allo stesso tempo di prendere in mano questa situazione e di ricondurla sotto un controllo e sotto una ragionevolezza come è necessario che sia. L'equilibrio ambientale in Toscana, ma anche l'equilibrio degli animali, del rapporto tra uomini e animali, è un equilibrio che è sempre stato regolato e costruito dall'uomo. Io capisco sensibilità anche diverse, noi non possiamo non farci carico di un problema che il mondo dell'agricoltura ci pone, rispetto a cui mi è capitato anche di vedere casi nei quali aziende agricole hanno ricevuto danni pesanti, si minaccia addirittura l'abbandono dell'attività agricola, come veniva detto prima. I dati, fra l'altro, parlano da soli, cioè questa esplosione, questo raddoppio della popolazione degli ungulati è un problema serio anche per gli stessi boschi, ecco. È tale e impatta talmente anche da modificare la natura dei luoghi in qualche caso, e da modificare il sottobosco spesso in modo pesante. Quindi noi siamo per il maggior rispetto di tutti gli animali e credo che nel corso di questa legislatura potremo farlo e dimostrarlo in modo evidente. Non siamo assolutamente tra coloro che disprezzano l'idea che bisogna avere un atteggiamento di rispetto, che bisogna non far soffrire gli animali. Su questo punto noi ritorneremo e dimostreremo quali sono effettivamente le nostre idee, i nostri orientamenti, ma non ci si può sottrarre alla responsabilità di riportare in equilibrio una situazione che dall'equilibrio è sfuggita. Quindi pieno sostegno all'iniziativa che con determinazione ha preso l'assessore appena insediato, è un buon segno e mi auguro che con tutte le caratteristiche che lui ha descritto, quanto prima il Consiglio a larga maggioranza possa approvare la legge e poi si possa procedere a questa funzione di riequilibrio che è una responsabilità delle istituzioni, è una responsabilità degli uomini, è una responsabilità poi anche di chi esercita l'attività venatoria. Perché anche qui, come è stato detto già opportunamente, il problema è di tenere l'equilibrio tra tutti questi aspetti. Per chi svolge attività venatoria, che non può pensare che la sua attività sia in qualche modo un'attività a prescindere e quindi magari auspicarsi in qualche caso persino una popolazione non regolata, perché per un cacciatore questo potrebbe essere persino il massimo, immagino, no? Ritornare ad una situazione di selvaggio nella quale la popolazione degli animali è così ampia che consente abbondantemente di soddisfare. E quindi ci vuole anche con il mondo venatorio dei patti chiari e delle regole certe. C'è una tutela del mondo agricolo che dobbiamo assolutamente mettere in campo, far rispettare, perché sono lavoratori, perché ci sono aziende che non possono vedersi distruggere. C'è un problema anche di sicurezza che mi pare evidente dalla lettura anche delle cronache. C'è, aggiungo, mi permetto di aggiungere, anche un problema di tenuta dell'assetto ambientale e del paesaggio. Questa presenza in alcune situazioni di ungulati è tale che modifica il sottobosco, è tale che poi induce anche
alla creazione di reticolati che mi pare siano una vera perdita della libertà che è giusto che gli uomini e persino direi anche le bestie hanno di poter transitare nella Toscana e trovare questa situazione di equilibrio. Quindi per me si deve andare avanti, volevo intervenire solo per dare il mio sostegno completo a questa iniziativa e ringraziare l'assessore che ci si è impegnato sapendo che non sarà un tema facile per tutte le implicazioni che questo comporta. Grazie Presidente Rossi, Assessore Remaschi. Sì, grazie. Una brevissima replica, alcune valutazioni, alcune considerazioni. Io intanto presento a nome della Giunta una comunicazione su questo tema, voglio dire, e rappresento una problematica che esiste sul territorio regionale e credo che sia corretto e giusto, come ho detto anche nel mio intervento di apertura, che questa tematica, questa problematica poi, diciamo così, esplichi una discussione approfondita nei contenuti all'interno del Parlamento regionale, quindi dell'Assemblea regionale che poi voterà, una legge. La potrà modificare, la potrà valutare, potrà fare tutte le considerazioni del caso. Però il problema esiste, è giusto porselo, è giusto mettere in campo dei provvedimenti. Quindi benissimo anche le posizioni diverse che vengono espresse. E poi giustamente credo che in democrazia dopo un qualsiasi tipo di confronto si debba arrivare ad una votazione per affrontare e risolvere il problema. È vero che è un'emergenza, è vero che non si può andare di emergenza in emergenza, ma infatti noi proponiamo una legge obiettivo della durata di 3 anni per ricondurre questo fenomeno nella normalità. E poi per dire, come ha detto qualcheduno, che sicuramente una corretta gestione del territorio, una maggiore attenzione, il rispetto di regole e una più puntuale applicazione dei contenuti delle regole deve tenere necessariamente questo fenomeno sotto controllo. Io non conosco personalmente, altri metodi, sono stati definiti metodi cruenti. Dico che l'abbattimento degli ungulati per il contenimento, del problema che abbiamo. Non li conosco, non credo che con la cattura, come viene fatto in alcune parti, noi possiamo ridimensionare questo tipo di problema. Poi dopo la cattura sarebbe necessario capire se c'è un metodo cruento oppure se eventualmente si possono prevedere altre situazioni, ma sarà oggetto della discussione consiliare. Voglio fare 2 aspetti e 2 considerazioni, perché è stato richiamato, io l'ho sottolineato, probabilmente sono stato poco chiaro io, del rapporto con Ispra. Mi si è detto all'inizio di questa legislatura di una posizione di Ispra che rappresenta chiaramente il Ministero dell'Ambiente e che ha su questo aspetto tematiche particolari, che non c'era condivisione. È vero che c'era un rapporto che è datato 2014, sembra ieri, ma anche in questi aspetti le tempistiche, le modalità, le valutazioni diverse cambiano di momento in momento. Io ho avuto ben 2 incontri con i direttori generali di Ispra e con rappresentanti del governo e esponendo quella che è la situazione toscana e non solo toscana, io sono andato chiaramente a rappresentare la Toscana perché negli incontri con il Ministero dell'Agricoltura questo tema, in misura inferiore, l'hanno posto ben altre regioni, anche altre regioni. E anche altre regioni hanno chiesto al Ministero una modifica e degli accorgimenti più puntuali sulla 157, perché come ho detto è datata e ha necessità di una revisione, che ci aiuterebbe anche noi. Ma noi non possiamo aspettare, i tempi di questa discussione parlamentare, che ci saranno, mi auguro che verranno e vedremo di adeguarci. Nel rispetto della 157 però ho detto che è fondamentale il rapporto con Ispra e che Ispra ha manifestato la consapevolezza del problema toscano e di altre regioni e ha sostenuto questo tipo di linea che io ho illustrato.
è consapevole, sarà fondamentale per noi anche la posizione di ISPRA e del Ministero dell'Ambiente, che è modificata rispetto al 2014, perché evidentemente c'è una rappresentazione diversa, reale, su dati concreti che io li leggo, ma non sono io che li produco, perché sono dati oggettivi. Beh, allora noi abbiamo necessità di intervenire urgentemente, perché altrimenti vorrebbe dire, diciamo così, sottovalutare un problema reale che riguarda la sicurezza, perché quando alcune persone muoiono, mi piacerebbe capire se quel 35enne di ieri su Siena, che diciamo si è vista saltare la, diciamo, in superstrada un capriolo in moto e è in fin di vita, non è facile oggettivamente poi dire alle famiglie se effettivamente potevamo intervenire con percorsi, con sottopassi o meno. C'è un problema che è reale, e il problema degli incidenti è statistico. Con l'aumento della presenza degli ungulati aumentano questi fenomeni, è un problema statistico. Qui non si può, si può fare valutazioni di ordine teorico quanto si pare, ma la statistica dei numeri è statistica dei numeri, è evidente. Se no si fa demagogia e se no non si interviene sul problema reale che c'è, se no si evita di dare le risposte a chi lavora, a chi produce delle eccellenze, a chi rappresenta le eccellenze della Toscana nel mondo. Per esempio la viticoltura e non solo. E poi vorrei risottolineare, perché vorrei sapere quanti di noi che hanno amici, parenti, genitori, nonni, che fanno manutenzione del nostro territorio, che hanno qualche filare di viti, che hanno degli orti che non riescono oggettivamente, voglio dire, a fare un minimo di agricoltura per una produzione, per un autoconsumo. Se è corretto che effettivamente questo fenomeno non lo valutiamo, se dobbiamo obbligare le persone a recintare tutto, a spendere soldi e a modificare anche il territorio e le bellezze naturalistiche del territorio. Io non ho detto e non ho mai detto e mai dirò che il 60% del territorio boscato che rappresenta la Toscana è un limite, è una bellezza naturalistica sulla quale noi investiamo soldi e risorse per salvaguardare il patrimonio. Ho detto soltanto che questo tipo di assetto favorisce il ripopolamento, così è la natura, e allora noi dobbiamo intervenire per contenere su questo tipo di aspetto. Chiudo con una, è stato toccato anche l'aspetto dei foraggiamenti. I foraggiamenti, voglio dire, l'articolo 32, all'aspetto dei divieti della legge regionale 3 del 94, vieta il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale. È ammesso il foraggiamento solo in casi strettamente connessi ad operazioni di cattura autorizzate o autorizzato a scopo dissuasivo dalle province, sentite le organizzazioni professionali. Sulla base dei dati che noi abbiamo ricevuti in ritorno dalle province, a noi risulta che siano pressoché nulli, diciamo così, le autorizzazioni per i foraggiamenti dissuasivi. E sono previste anche delle sanzioni importanti che vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di 2000 euro. È chiaro che se qualcuno mette in campo l'aspetto dei foraggiamenti, sono aspetti abusivi che non rispettano le norme e le leggi vigenti e sui quali oggettivamente c'è necessità di un maggior controllo e di una maggiore vigilanza su questo. È una fase di apertura. La Giunta provvederà, diciamo, a fornire un articolato di legge in merito a questo, a rimetterlo al Consiglio regionale, che farà tutte le valutazioni e gli approfondimenti, e io mi auguro in tempi rapidi provvederà all'approvazione di questa legge obiettivo, che è necessaria per dare risposte pronte, puntuali, più efficienti rispetto a quelle che sono state messe in campo oggi ai cittadini toscani. Grazie Assessore Remaschi. La discussione sulla comunicazione è terminata, quindi chiedo alla consigliera Galletti a che titolo intende intervenire.
Molto brevemente, semplicemente per ripetere una cosa all'assessore che forse non ha compreso. No, scusi, consigliere, scusi. Soltanto per... Avrà la parola quando illustra la mozione. Mi scusi, ma il regolamento con la replica dell'assessore si chiude la discussione. Sono collegati alla comunicazione dell'assessore Remaschi due mozioni, una presentata appunto dalla consigliera Galletti e una risoluzione presentata dal presidente Marras. Quindi in quest'ordine apro la discussione. Quindi consigliera Galletti, se vuole illustrare la mozione scritta all'ordine del giorno. No, consigliera, vuole illustrare la mozione? Grazie. Allora, quella a... Ho avuto una distrazione, ci stiamo riferendo alla mozione che abbiamo presentato per la questione di legittimità costituzionale della scuola, mi perdoni. Sta parlando della mozione 41 collegata alla comunicazione dell'assessore, è iscritta all'ordine del giorno, la trova nell'ordine del giorno, quindi se ci vuole illustrare la mozione, se no io la metto in votazione se non ci sono interventi. Sì, mi scuso con lei e con i colleghi. Sì, è sempre riferito alla proliferazione degli ungulati. Come avevamo detto, molto brevemente, noi abbiamo presentato da parte nostra appunto questo atto, in quanto noi, come sempre in accordo con quello che aveva detto l'assessore stesso e quello che sostiene tutto il Consiglio, pensiamo che ci sia una modalità differente di gestione di quella che viene proposta con l'atto che è stato proposto dalla Giunta. E la questione del foraggiamento che ha risollevato anche brevemente l'assessore riguarda sicuramente il foraggiamento abusivo e questo chiediamo che venga contrastato con maggiore intensità. In ogni caso è un dato di fatto che il foraggiamento a livello dissuasivo venga ancora utilizzato. Per quanto sostiene l'assessore in maniera marginale, noi chiediamo che venga in maniera progressiva nell'arco di 2 anni eliminato completamente. Quindi riteniamo che, visto che è così marginale come l'assessore sostiene, questa possa essere qualcosa su cui si possa lavorare e possa essere una via praticabile anche e accettabile dalla maggioranza con la sua proposta. Successivamente, quello che proponiamo noi appunto è innanzitutto sul foraggiamento, quindi che venga cancellata quella parte, quell'articolo, l'articolo 2, e che quindi venga proibito definitivamente il foraggiamento come una delle formule che noi vorremmo adottare per la gestione del fenomeno degli ungulati. Successivamente chiediamo che, sempre in base a quei dati ISPRA, che sono gli stessi dati che leggiamo noi, sono quelli che legge l'assessore, quindi non ne stiamo contestando i dati, ma semplicemente il tipo di approccio che viene dato alla gestione di questo problema. Noi chiediamo che la gestione sia fatta in modo non cruento. E soprattutto appunto che vengano escluse nella gestione le squadre di cacciatori, la caccia, quindi che continui a rimanere la caccia, l'attività venatoria, gestita in maniera differente, ma che non venga coinvolta a livello istituzionale nella gestione di questo problema. Ed è per questo che abbiamo presentato appunto la nostra mozione, che è alternativa a quanto è stato presentato a questo punto dalla maggioranza. Grazie. Grazie consigliera Galletti, se non ci sono altri iscritti a parlare metto in votazione la mozione scritta al numero 41 così come avete negli atti e come è stata illustrata dalla consigliera. Favorevoli alla mozione? Ho chiesto, come scusa? Però uno si vota. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La mozione respinta. Sì, Presidente Marras ci vuole illustrare la risoluzione. Grazie Presidente, ma veramente in maniera molto breve, visto che la risoluzione prende atto della comunicazione dell'assessore e ne condivide pienamente gli intenti e chiede di poter partecipare come consiglio attraverso l'articolazione della commissione permanente alla predisposizione, alla verifica e al monitoraggio dell'andamento di questo complesso di azioni che ci ha presentato. È chiaro
dico due parole in più, il motivo per cui da parte nostra c'è una forte condivisione. Mi pare che le due parole che vadano usate in questo contesto e che sono racchiuse nella comunicazione che ci è stata presentata, al di là delle posizioni molto ideologiche che abbiamo sentito qui, di ogni specie, anche di chi in qualche modo ritiene che o si pettinano i cinghiali oppure si usa soltanto il fucile per risolvere il problema, ci sia invece equilibrio e anche grande determinazione. Si parte da uno stato dei fatti che è inconfutabile, una situazione di emergenza che, essendo tale, va affrontata con strumenti emergenziali. I danni alle colture e al peso che sopporta l'agricoltura toscana sono davvero ingenti, storie e drammi di aziende agricole è inutile ricordarli, che le cause siano anche diverse e che la risoluzione sia complessa è stato ricordato. Mi pare che il complesso delle proposte individui davvero la direzione giusta. Anch'io condivido, come ha ricordato nella replica alla comunicazione, al dibattito sulla comunicazione dell'assessore, che la vera svolta sia quella di avere con l'ISPRA un rapporto grande raccordo, perché il fatto di non averne ascoltato le indicazioni o di aver voluto fare anche un po' da soli ha, a mio avviso, rallentato un processo positivo rispetto a queste questioni. Lo dico anche facendo autocritica, perché in questi casi, quando siamo di fronte a fenomeni che sono stati comunque crescenti, dobbiamo in qualche modo anche questo riconoscerlo. E naturalmente non possiamo escludere anche tutti gli strumenti non cruenti, anzi sono i primi, le attività di prevenzione, tutto ciò che riguarda l'attenzione conservazionistica rispetto per esempio ad alcuni ambiti territoriali che meritano una grandissima cura nell'utilizzo e nella selezione degli strumenti di contenimento e controllo delle specie faunistiche in eccesso. Ma non possiamo pensare che da soli questi possano essere risolutivi. Io penso invece che occorra una fase anche molto potente di azione di contrasto e che non possa pensare di essere sostenuta soltanto dai cacciatori, che naturalmente possono avere anche elementi di conflitto di interesse, visto che lo scopo della propria attività è quella comunque di continuare ad avere abbondanza, anche densità, per poterla esplicitare e espletare con piena soddisfazione quella passione, ma non c'è dubbio che dobbiamo tenere questo sistema e chiedere, ricordava Scaramelli nel suo intervento, un'assunzione piena di responsabilità anche a quel mondo. Quindi equilibrio ma grande determinazione. Sarebbe davvero importante che su questi temi il Consiglio regionale si trovasse unito e insieme alla Giunta trovasse la forza di dare le soluzioni. Il gesto che l'assessore regionale e la Giunta hanno fatto avviando questo percorso con una comunicazione al Consiglio va preso proprio in questa direzione, con questo significato. C'è la volontà di costruire insieme il complesso delle situazioni che servono a risolvere una emergenza evidente. Grazie Presidente. Ha chiesto di intervenire il Presidente Mugnai. Grazie Presidente. Noi voteremo a favore dell'atto di indirizzo del PD, proprio perché, anche come diceva prima la collega del Movimento 5 Stelle, è una questione di approccio. Noi scorgiamo in questo documento un cambiamento nell'approccio da parte della maggioranza e del PD su questi temi, perché in passato documenti similari erano presentati da questa parte dei banchi e avevano difficoltà ad essere approvati, ma al di là dei meriti storici, il punto è che bisogna prendere in carico la realtà dei fatti, e la realtà dei fatti ci racconta che questo è un problema, che l'emergenza esisteva già in passato e che la criticità di questo problema sta aumentando in maniera geometrica.
e se si vive nel territorio, si parla con chi ama gli animali, chi li caccia, ma soprattutto con chi vuol vivere del proprio lavoro, ci si rende conto che non affrontare, nascondere la testa sotto la sabbia su un tema così delicato significa che di nuovo la politica sta lontana dai cittadini. E guardate, non affrontarlo in maniera decisa, determinata, anche mettendo nel conto che bisognerà poi discutere con qualcuno, perché insomma tutte le sensibilità sono legittime, insomma, magari non sono le mie, però insomma con tutte bisogna confrontarsi, ma non vedere il problema lascia spazio a soluzioni spontaneistiche, diciamo così, che qualcuno decide di adottare direttamente sul territorio. E di sta roba, francamente, come dire, bisogna far sì che non ci siano gli spazi per permettere che ciò avvenga. Questa roba sta avvenendo, è inutile nascondersi, perché insomma soluzioni artigianali su questi temi anche in Toscana stanno avvenendo. Allora, proprio per evitare questo, proprio per governare politicamente un problema crescente, questo documento finalmente vedo che assume un approccio diverso, forse anche più conflittuale rispetto a aree politiche che in passato facevano parte della maggioranza che ha governato la regione toscana. E quindi ecco, il voto favorevole di Forza Italia, della Lega, non c'è Giovanni Donzelli, ma immagino che avrebbe fatto lo stesso anche lui, non è soltanto su questo documento, è soprattutto sulla sensazione che vi sia un cambio di approccio da parte della Giunta su questo problema. Perché è un problema, ripeto, che come dire, sta aumentando con un incremento geometrico. E quindi ciò che è avvenuto a Siena nei giorni scorsi è ciò che sta avvenendo sistematicamente per le strade della Toscana, e ciò che avverrà molto più spesso se la Regione non decide di assumere su di sé la responsabilità di governare un problema reale. Grazie. Grazie Presidente Mugnai. Ha chiesto di intervenire Paolo Sarti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma dunque, cioè, nessuno, ho sentito dire nell'Aula, che ha mai negato questo problema. Nessun intervento, dall'opposizione e dalla maggioranza, nessuno ha detto che non è un problema urgente. E quindi nessuno fa finta di non vederlo, lo vediamo tutti ed è urgente. E è su come si affronta che possiamo discutere, no? Allora, anche questa mozione, vedendola, porta tutto sull'attività venatoria fondamentalmente, riforma urgente dei regolamenti venatori, mettere in atto azioni finalizzate alla mitigazione delle aree col divieto di caccia, quindi imposta su quello. Ora, la scienza, almeno quella che ho consultato io, forse ce n'è altra, ci dice che la caccia non è un sistema efficace di controllo, soprattutto se è l'unica e se è la predominante. Ora, io nel mio intervento avevo posto precedentemente sulla comunicazione della Giunta il problema del conflitto di interesse che c'è ideologicamente fra cacciatore e produttori poi di prodotti che usano il frutto della caccia. Non ho avuto risposte su questo, perlomeno non ho avuto risposte rassicuranti sull'idea che dice certo è vero, tuteleremo questo. Bastava sentire questo, no? Dire sì, è vero, c'è questo conflitto, però magari ci daremo da fare perché questo non accada. Non è stato detto, quindi sono un po' preoccupato, ecco, e anche vedendo questa proposta di risoluzione, vedo solo caccia, senza nessuna... appunto sul bisogno di fare altro, e altro si può fare, la scienza ce lo dice, i dissuasori chimici, poi potremmo anche pensare che nell'Appennino centro-meridionale, per esempio, chiedono fauna per ripopolare e potremmo portarli là i cervi, no? Potremmo puntare soprattutto sulla sterilizzazione, sono allo studio metodi, sono sperimentati anche in Toscana, si stanno sperimentando con appositi distributori. Quindi voglio dire, parliamo di tutti questi altri metodi, abbiamo parlato solo di caccia, abbiamo posto il problema che c'è un conflitto di interesse, tutti si invitano a dire è grave, grave, si muore sulle strade. Perfetto, è grave, portiamoci altre idee magari. Quindi io pongo alla discussione, o perlomeno vorrei che questa risoluzione si integrasse con qualche cosa che si proietta su questo possibile conflitto di interesse e su altre soluzioni. Grazie. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la risoluzione così come presentata e illustrata dal Presidente Marras. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La risoluzione è approvata. Passiamo ora, proseguendo con l'ordine del giorno, quanto iscritto
la proposta di deliberazione 45 convalida dell'elezione dei consiglieri regionali. Illustra la consigliera Monni, prego. Prego, grazie. Sì, sì, la Giunta per le elezioni ha terminato molto rapidamente il suo compito. Ci siamo riuniti due volte, già durante la prima seduta avevamo analizzato tutte le posizioni dei consiglieri regionali, ci siamo riuniti una seconda volta per approfondire alcune specificità sulle quali volevamo soffermarci un po' di più. Il lavoro ha avuto un esito positivo e vorrei ringraziare i consiglieri regionali che hanno collaborato affinché questa, con grande serietà e spirito di collaborazione peraltro, affinché la commissione finisse in tempi molto rapidi e con grande puntualità il suo lavoro. Ovviamente ringrazio anche il personale che ci ha assistito con grande pazienza, anche perché insomma era un'esperienza alla quale con la quale ci confrontavamo per la prima volta, e quindi niente, la comunicazione ovviamente è di un'analisi positiva di tutte le posizioni. Grazie consigliere Monni. Se non ci sono interventi, metto in votazione la proposta di deliberazione numero 45 convalida dell'elezione dei consiglieri regionali. Favorevoli? Controprova. Contrari? Astenuti? È approvata all'unanimità. Allora, andiamo avanti con l'ordine del giorno. Gli atti scritti esaminati dalla prima commissione affari istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e comunicazione, la proposta di risoluzione numero 5, Comitato regionale per le comunicazioni, relazione consuntive anno 2014. Illustra il Presidente Bugnani, che prego di prenotarsi, se no per il sistema elettronico non riesco a dare la parola. Prego. Grazie. L'articolo 31 della legge 22 del 2002 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato regionale per le comunicazioni, Corecom, dia un resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente. Chiaramente i tempi non sono quelli consoni, sempre per il problema dovuto alle elezioni regionali, però il Presidente nell'ultima seduta della Commissione ha effettuato la relazione dell'attività svolta. Non è mio compito in questa sede ripetere pedissequamente tutto quanto ci ha illustrato il Presidente del Corecom, però vorrei dare un accenno ad alcuni dei temi di particolare rilevanza evidenziati in occasione della relazione. Dobbiamo premettere che il Corecom svolge due ordini di funzioni, funzioni proprie e funzioni che gli vengono invece delegate a livello statale. Noi oggi approviamo quella parte della relazione del Corecom che investe le funzioni proprie. Le funzioni delegate vengono anche relazionate dinanzi all'Autorità per la garanzia delle comunicazioni, quindi organo di livello statale. Per quanto riguarda le funzioni proprie del Corecom, possono a loro volta suddividersi in due ambiti. Ci sono le funzioni proprie che vengono dalla legge istitutiva del Corecom, e quindi dalla legge regionale 22 del 2002, e quelle che invece derivano da altre fonti normative, sia di legislazione nazionale che di legislazione regionale. Per quanto riguarda le funzioni previste dalla legge istitutiva del Corecom, vorrei sottolinearmi in questa sede, in relazione all'attività di ricerca e di monitoraggio svolta dal Corecom, in particolare l'attività svolta a tutela dei minori, indirizzata sia agli studenti, sia ai genitori, ai nonni e agli insegnanti, proprio per tutelare il minore dall'abuso della rete internet. In particolar modo il Corecom nel 2012 ha svolto una ampia attività di informazione che è finalizzata innanzitutto agli studenti allo scopo di evitare il concretarsi di reati nella rete informatica, in particolar modo la pedopornografia online e il cosiddetto reato di grooming, di adescamento di minori attraverso la rete internet.
e ha anche approntato tutta una serie di informative rivolte agli adulti e agli insegnanti proprio per garantire l'utilizzo della rete senza rischi da parte dei minori. Tanto che l'anno successivo, nel 2013, è stato steso un vademecum che è stato diffuso in alcune province della nostra regione presso alcuni istituti di istruzione e tra l'altro abbiamo potuto visionare ed è effettivamente un'opera completa. Nel 2014, da ultimo, è stato istituito presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze l'Osservatorio Nazionale Internet Minori. Penso che quindi l'attività del Corecom in ordine alla tutela dei minori sia stata un'attività adeguata e la Commissione sul punto ha espresso apprezzamento. Un apprezzamento che però si è tradotto, come si può vedere dalla proposta di risoluzione che viene sottoposta oggi al Consiglio, in una raccomandazione al Corecom di estendere i servizi che offre, anche e soprattutto in tema di tutela dei minori, a tutti i territori della Regione Toscana in maniera tendenzialmente proporzionale alla popolazione residente. Questo perché è stato constatato che la diffusione di questo vademecum per la tutela dei minori da internet è avvenuto soltanto in alcune province della Regione. Quindi c'è stato un impegno, tra l'altro manifestato in commissione da parte del Presidente Vannini, di portare in tutte le province questo vademecum per la tutela dei minori. L'altro aspetto su cui vorrei concentrare l'attenzione in ordine all'attività svolta dal Corecom riguarda la mappatura della rete Wi-Fi nel territorio della Regione. È stata fatta in collaborazione con ANCI Toscana un'attività di mappatura della rete Wi-Fi anche in considerazione della liberalizzazione svolta a livello nazionale dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica. Quanto invece all'attività di audizione, il Corecom ha svolto intensa attività di audizione sia con le emittenti radiofoniche che con le emittenti televisive e ha anche curato, aspetto non secondario, la comunicazione esterna sia attraverso un restyling del sito web del Corecom sia attraverso una gestione costante del profilo sui social network e in particolar modo su Facebook. Da ultimo vorrei sottolineare che per quanto riguarda le funzioni che non sono previste dalla legge 22 del 2002 ma sono previste in altre sedi normative, in questo caso nazionali, interessante è considerare che spetta al Corecom svolgere un'attività che gli viene delegata dal Ministero delle Comunicazioni in ordine al rilascio di contributi alle emittenti televisive locali della Toscana. È stato effettuato un bando a livello ministeriale, ebbene tutta l'istruttoria e anche l'approvazione della graduatoria per il rilascio dei contributi alle emittenti locali è stata svolta dal Corecom Toscana. Prima di chiudere vi do soltanto conto della rendicontazione finanziaria 2014 svolta dal Corecom, dando due cifre. Le spese che sono state sostenute per l'attuazione del piano di attività, a fronte di uno stanziamento di circa 166.000 euro, c'è un importo non impegnato di 76.000 euro. Per quanto riguarda le indennità di funzione e i rimborsi spese dei componenti del Corecom, a fronte di uno stanziamento di 142.000 euro, c'è un importo non impegnato di quasi 4.000 euro. E a fronte delle spese per la gestione delle deleghe dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni c'è uno stanziamento di circa 480.000 euro con un importo non impegnato di 313.000 euro. Grazie Presidente. Ha chiesto di parlare il consigliere Bianchi. Grazie Presidente. Noi siamo molto contenti del lavoro del Corecom e riteniamo che sia un lavoro encomiabile relativamente alla tutela dei minori e alla tutela, diciamo, del cittadino alle controversie telefoniche. Quindi appoggiamo in pieno l'attività di questo istituto. L'unica cosa che ci preoccupa è che in poche parole è costituito questo Corecom da 20 dipendenti in cui ci sono 8 posizioni organizzative, qui ci sono dei costi un po' troppo elevati. Il consiglio di amministrazione ci costa 138.000 euro,
33.000 euro al Presidente e 25.000 euro agli altri esponenti, sono 5. Come il Presidente Vannini ci suggeriva, ecco che loro sono legati a una normativa contrattuale che vincola le posizioni D, quando le posizioni D sarebbero 2. Quindi vogliamo accelerare, ecco, il processo di risparmio nel lavoro del Corecom. Poi c'è un'altra problematica, ecco, che riguarda l'efficienza. Lo stesso Vannini dice chiaramente, noi come noi siamo dipendenti, abbiamo dipendenti pubblici, quindi ecco, l'efficienza non è a livello privatistico, insomma, il problema solito della gestione pubblica che non è poi efficiente. Ecco, noi ci asteniamo, però ecco, vogliamo spingere a ridurre, anche eliminare queste indennità di carica che sono vergognose, e a rendere più efficiente il lavoro del Corecom. Grazie. Grazie, consigliere Bianchi. Ci sono altri interventi? Metto in votazione la proposta di risoluzione numero 5, Comitato regionale per le comunicazioni, relazione consuntiva anno 2014. Favorevoli? Contrari? Ok. Contrari nessuno? Astenuti? È approvata. Passiamo all'esame della proposta di risoluzione numero 6, per così come approvata all'unanimità in prima commissione, in merito alla legge regionale 21 del 21 luglio 2015 numero 59, disciplina dello stemma, del confalone, del sigillo e della fascia della regione Toscana. La parola al presidente Bugliani. Grazie Presidente. In merito a questa proposta di risoluzione occorre fare un chiarimento di carattere preliminare collegato alla procedura che si è seguita per questa particolare tipologia di proposta. In un passato Consiglio regionale, nel mese di luglio, è stata approvata la legge regionale 59 del 2015 che disciplina lo stemma, il gonfalone, il sigillo e la fascia della Regione Toscana. In quella sede il Movimento 5 Stelle aveva elaborato e presentato 4 ordini del giorno che sono poi stati ritirati per essere inviati alla prima commissione. Chiaramente, essendo medio tempore stata approvata la legge, il senso di questi ordini del giorno, nella forma dell'ordine del giorno, non aveva più ragion d'essere. Per questo la Commissione ha rielaborato e sintetizzato questi 4 ordini del giorno in una proposta di risoluzione che viene quindi, se del caso, approvata successivamente all'adozione della legge 59 del 2015. In ordine a questa proposta di risoluzione si tiene conto del fatto che stemma, gonfalone, sigillo e fascia sono profili importanti e simboli importanti nella vita istituzionale della Regione Toscana. E gli obiettivi sono quelli di evitare, da una parte, lo svilimento dell'immagine della Regione Toscana nella creazione materiale di questi simboli e al tempo stesso far conoscere i simboli della Regione agli studenti delle scuole dell'obbligo della Regione Toscana. Per questo motivo si è adottata in commissione all'unanimità questa proposta, cioè si è espresso parere favorevole all'unanimità a questa proposta di risoluzione che impegna la Giunta a svolgere attività di ricerca per definire il tono cromatico, la saturazione e la luminosità dei colori rosso e argento che caratterizzano i simboli della Regione, a far realizzare questi simboli mediante materiali di provenienza locale e mediante la lavorazione affidata ad aziende toscane, a mettere in campo gli strumenti necessari per evitare che lo stemma Pegaso della Regione Toscana possa essere confuso con identico simbolo già utilizzato da altre istituzioni di natura privata, e a coinvolgere gli studenti delle scuole dell'obbligo toscane in un percorso di valorizzazione e di conoscenza di questi simboli.
Vorrei però evidenziare due cose rispetto a questa proposta di risoluzione, ripeto, in commissione votata all'unanimità. La prima è che un problema, come evidenziato anche in commissione, si è posto rispetto a questo impegno alla Giunta di garantire che la lavorazione sia affidata ad aziende toscane, profilo che potrebbe anche porsi in contrasto con i principi della concorrenza. Non traducendosi tuttavia in un vincolo di carattere giuridico, si è ritenuto di superare l'osservazione. E l'ultima cosa, più di carattere politico, riguarda un articolo comparso in ordine a questa proposta di risoluzione sui giornali, che ha ritenuto cosa di poco conto effettuare una proposta di risoluzione su questi temi. Al di là del giudizio di merito, è però opportuno precisare una cosa, visto che in questo articolo di giornale viene addebitata la responsabilità di atti di questo genere al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Prima Commissione. Va precisato che chiaramente si tratta di ordini del giorno che un gruppo politico ha presentato in aula e che doverosamente sono state poi inserite all'ordine del giorno della seduta, così come altrettanto doverosamente sono state portate dal sottoscritto in commissione a seguito della remissione di questi ordini del giorno alla prima commissione. Quindi nessuna responsabilità può essere addebitata né al Presidente del Consiglio regionale né al Presidente della Prima Commissione se si sono correttamente affrontati questi temi all'ordine del giorno, perché si tratta del normalissimo rispetto di regole di carattere procedurale. Al di là di ogni valutazione di merito, perché credo che comunque sia diritto di un gruppo politico intervenire nel modo che ritiene più opportuno rispetto alle tematiche che si affrontano in questa sede, e non a caso comunque questa proposta di risoluzione, che peraltro non ha portato via molto tempo ai lavori della Commissione, è stata approvata all'unanimità. Grazie. Grazie. Presidente, ci sono interventi? Ma metto in votazione la proposta di risoluzione numero 6, così come iscritta all'ordine del giorno e presentata dal Presidente Bugliani. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La proposta di risoluzione è approvata all'unanimità. Terminati gli atti della prima commissione, passiamo a quanto iscritto e presentato e discusso in seconda commissione sviluppo economico rurale, cultura, istruzione e formazione. La proposta di delibera 21, approvazione del bilancio preventivo economico 2015 di Artea, richiesta di parere di cui all'articolo 37,2 dello statuto, approvato in commissione a maggioranza. Chiede di parlare il Presidente Anselmi, prego. Sì, grazie Presidente. Come Presidente della Commissione in sede referente, noi abbiamo discusso del bilancio dell'Agenzia che è stato illustrato dal Direttore Vignozzi, che è stato contestualmente anche audito dalla Commissione per ciò che attiene alle funzioni che l'Artea svolge mai da 15 anni di gestione e di pagamento delle erogazioni ormai non più solo in agricoltura, intorno a quelli che sono i fondi comunitari, che sono i pilastri, in particolar modo il FEAG, il Fondo di Garanzia, il FEASR, che accompagna lo svolgersi del piano di sviluppo rurale. Sono state anche illustrate le funzioni che l'Agenzia ha via via assunto riguardo al FEASR, quindi al Fondo di Sviluppo Regionale con il Porcreo, Fondo sulla pesca, il fondo PAR sulle aree sottoutilizzate. Contemporaneamente è stato illustrato il bilancio dell'Agenzia che è stato corredato dal parere del Collegio dei Revisori dell'Agenzia stessa, che ne ha rilevato la correttezza di formazione, la sua congruità, l'attendibilità dei dati.
la Commissione ha votato per un parere favorevole che sottopongo al voto del Consiglio di quest'oggi. Prego, si è prenotato il consigliere Salvini. In questa commissione mi sono espresso in maniera critica perché valutando i dati e le informazioni presentati dal presidente dell'Artea emerge in maniera chiarissima che in Toscana una grossissima fetta di finanziamenti va a favorire un piccolo gruppo di addetti al settore, un piccolo gruppo. Artea distribuisce qualcosa come 2 miliardi e 800 milioni. I nostri agricoltori di fascia inferiore ne usufruiscono ben pochi di questi 8 miliardi, di questi 2 miliardi. Ecco il motivo per la quale io a un certo punto ho criticato il direttore dell'Artea, il quale lui mi ha detto non sono io l'organo preposto a organizzare, diciamo così, l'economia agraria e l'economia sul territorio, ma è il Consiglio e è la seconda commissione. Bene, in ogni caso io ho votato contro proprio questo metodo per invogliare e spingere la seconda commissione e questo Consiglio a far sì che questa forma di finanziamenti europei vada a coinvolgere maggior persone possibili sul territorio, perché in modo che questi soldi rimangano sul territorio. Perché quando andiamo a finanziare le multinazionali è ben difficile che i soldi rimangano sul territorio. È ben difficile. Ne abbiamo un esempio nell'industria. Abbiamo un esempio a IOSA, questi esempi. Ecco quindi che questo modo, questo metodo di gestione io mi sono lo rifiuto e di conseguenza ho votato contro e mi esprimerò ancora una volta contro il bilancio dell'Artea. Grazie. Ci sono altri iscritti a parlare? Allora, metto in votazione quanto iscritto al punto 21 appena illustrato dal presidente Anselmi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Fatto è approvato. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione numero 13, Istituto di Studi e Ricerca, Azienda Speciale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara, Collegio dei Revisori dei Conti, designazione di un componente effettivo e di un componente supplente. Passata in commissione a maggioranza. Dalla commissione emergono da quanto presentato di designare il rappresentante della Regione Toscana nel Collegio dei Revisori dell'azienda la Camera di Commercio di Massa Carrara, il signor Giordano Michele Luigi quale componente effettivo e il signor Gedeone Antonio quale componente supplente. Ci sono... Sì, si è iscritto a parlare il consigliere... No, però su questo non... è prenotato o è bloccato? Vabbè, se comunque ora si è accertato che il consigliere Salvini non vuole intervenire, non ci sono interventi, metto in votazione quanto appena presentato. Favorevoli? Contrari?
Astenuti? È approvata. Terminati gli atti della seconda commissione, passiamo quanto presentato dalla terza commissione Sanità e Politiche Sociali. La mozione numero 14, Istituto del Medico Geriatra dell'RSA, così come trovate scritto all'ordine del giorno e con il testo riformulato dalla commissione. Qualcuno illustra la...